Se ti mandavo a fanculo, tipo, vai a fare in culo stronzo, tipo, è già diverso. Capito? Ed è la stessa identica parola. Quindi figurati un insieme di parole in una fase di trattativa. L'importante è che però emotivamente dovete rimanere staccati dalla vendita. Dovete rimanere staccati dalla vendita, perché se ci andate di pancia, come lui vi mette in difficoltà, a voi inizia a tremare la voce, iniziate ad andare nel pallone, iniziate a balbettare, iniziate a non sapere che cazzo dire, e lì che cosa viene fuori? L'essere umano dice, ma fanculo, cazzo, perché è normale. Quello è quando non hai più armi, che ti ha messo in mutande e tu ti incazzi, dici, ma che cazzo è? E lo dici con le parole, non glielo dici in questo modo, glielo dici con il tono. Lui vuol dire che ha vinto lui e non sei stato in grado di gestire emotivamente la situazione. Cioè la vendita è veramente come una partita a scacchi, cioè lui fa una mossa, ok, dove posso andare, cosa devo fare, cosa devo dire? Hai molte più chance di chiusura perché? Perché avrai visto tanti scenari, ti sei sarai creato le tue vie di uscita, le tue chiavi di sblocco, quindi sai, ok, qua è di lui, ok, qua è certo. Sì, capito? Esatto, la psicologia di che cosa vai a distruggere come credenza, è sempre la stessa. Le domande che tu puoi fare che vanno a distruggere o confermare queste, cioè ad eliminare questi dubbi, a ricreare nuove credenze, è tutto buono. Cioè tu sai che non comprano per questi 3/4 motivi. Cioè il venditore deve avere voglia di diventare ricco e deve avere voglia di farsi il culo. Perché nessun venditore ha mai ottenuto grandi risultati senza voler diventare ricco. Se il venditore è lì solo per prendere 1.000-2.000 euro al mese, non farà mai quello che andrà fatto. Cioè i venditori migliori sono quelli che si mettono giù e come chiudono la chiamata, al posto di accendere Netflix, guardano come cazzo possono migliorare la chiamata il giorno dopo. E poi sbagliano, mettono giù, cioè sono ossessionati. Se non sono ossessionati come sono ossessionato io, Maurizio è ossessionato, io sono ossessionato. Sai che hai dei buoni venditori che fanno il loro, ma fanno il loro compito. Non hai la superstar. La superstar è quella che non hai mai bisogno di motivarla, mai. E quindi dal mio punto di vista devi tenere aperta la porta per nuovi venditori e cominciare a favorire un turnover fino a che comincia a prendere, boom, è arrivato il talento, e poi di nuovo, via via. Questa è una regola che io ho attuato pochissimo negli anni, perché poi io mi affeziono delle persone, però con tutti quelli con cui ho parlato, anche con Belfort, con tutti quanti, mi hanno detto la vera rete vendita la crei quando inizi a fare turnover, perché se no tu ti tieni quelli e la tua rete vendita non cresce mai. E questo non vuol dire che uno tu devi mandare via la gente, ma devi dare opportunità ad altri di provare. E tra di loro si sfidano e poi alla fine chiama chi veramente se lo merita. E allora lì diventa un gioco alla sopravvivenza e a diventare dei talenti. Perché fino a che tu hai quella platea, lì rimane e lì sono fermi, sanno che tanto la pappa arriva, sì. Perché io mi devo mettere a studiare quando posso guardare di Netflix o posso uscire? Capisco che guadagno magari 100.000 euro al mese e dici, ma boh, ma io la TV l'ho iniziata a guardare dopo il mio primo milione. Non vedo perché uno che vuole diventare ricco debba farlo prima. 10 persone sono proprio quelle che riescono a fare proprio le lezioni e portarsele avanti. E quindi fino a che tu non hai anche lì un turnover di persone che arrivano, non scopri mai qual è il vero potenziale di una rete commerciale.